No, non sono fidanzato. No, felicemente single. No, non sono fidanzata, sono single. No, purtroppo sono single. No, sono single. Per me l'amore è quando esprimi tutto te stesso. L'amore è un qualcosa di astratto, un qualcosa che non si può toccare. Per me l'amore è una sensazione, un sentimento rivolto nei confronti di un'altra persona. Per me l'amore è un sentimento che molte volte è illusorio, è una cosa astratta come appunto ogni singolo sentimento. Per me l'amore è un sentimento che ti porta a sentire la mancanza di una persona. Quindi per me l'amore è una cosa che esiste solo nelle emozioni. Sì, credo nell'amore vero perché l'ho visto attraverso i miei genitori. Allora, l'amore vero sì, ma non quello delle favole perché non esiste. In un amore tipo, cioè si supera insieme gli ostacoli di ogni giorno. No, non credo nell'amore vero, però dipende dalle persone. Sì, credo nell'amore vero, anche perché l'amore può essere anche tra un figlio, una mamma o un padre, che comunque l'amore è anche volersi bene. No, non credo nell'amore vero. La violenza sulle donne è una cosa che purtroppo c'è nel mondo e c'è sempre stata. Secondo me la violenza sulle donne è una cosa davvero brutta e che deriva dalla stupidità e dall'ignoranza, perché vuol dire che se un uomo picchia una donna vuol dire che proprio non ce la fa a esprimersi a parole, deve usare la violenza. La violenza sulle donne penso sia un atto spregevole e non sia sicuramente un atto d'amore, perché se tu ami una donna non eserciti il potere su di lei, e se eserciti il potere sulla donna non la ami. La violenza sulle donne è un atto che io non condivido assolutamente, perché è rivolto nei confronti di un essere che mentalmente è al nostro pari, ma fisicamente può essere inferiore a noi. Secondo me la violenza nasce da un disagio che ha l'uomo, riguarda appunto l'altra persona, e nasce quando appunto l'uomo è geloso del proprio partner, e magari quando il partner riceve magari troppe attenzioni, quindi scatta questo problema che molte volte ha l'uomo. Non lo so da cosa derivi la violenza sulle donne, non me la spiego perché io non lo farei mai. La violenza può nascere, secondo me, principalmente dalla gelosia. Secondo me è causata da forse non fidarsi dell'altro ed essere troppo forse possessivi con l'altra persona. La violenza sulle donne nasce da una debolezza della figura maschile in un rapporto con una persona di sesso opposto. La violenza, secondo me, è causata dalla gelosia. Certe volte da dei problemi che ci sono nella coppia, oppure a casa, anche economici, oppure proprio un uomo ha bisogno di sfogarsi e usa la sua compagna come sfogo. Questo atto è causato sia da ignoranza, sia da odio, ma anche tante volte per amore, un amore incompreso. Per combatterla bisognerebbe divulgare di più questa notizia della violenza sulle donne e di notizie magari accadute realmente. Si può fermare solo grazie alle donne, se una donna decide di fermarla, perché sono loro che subiscono queste angherie, questi abusi, e alcune stanno addirittura zitte e alcune credono che siano gesta d'amore, ma non è un gesto d'amore, uno schiaffo. Quindi devono essere le donne. Devono essere le donne a aver coraggio, ad avere quella forza in più e accusare questi uomini, che non sono uomini ma animali, questi animali che si meritano solo il peggio. Stop alla violenza sulle donne. Stop alla violenza sulle donne. Stop alla violenza sulle donne. Stop. 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 Stop.